quei giorni, in quei primi di marzo, in Italia, nell'Italia settentrionale, in particolare proprio in Lombardia, stava succedendo qualche cosa di drammatico e di epico, cioè i dottori, le infermiere dell'ospedale, in particolare l'ospedale di Codogno, si sono trovati a fronteggiare un virus di cui non sapevano, di cui sapevano poco o niente, con quindi le attrezzature totalmente inadeguate, le protezioni inadeguate, le terapie stesse inadeguate, eccetera. E perciò si sono trovati a fronteggiare una minaccia di cui si sapeva solo che poteva essere mortale, e che lo è stata anche poi effettivamente, perché le notizie che hanno cominciato ad arrivare dalla Cina parlavano proprio di un virus letale, insomma. Praticamente armati solo del proprio coraggio, ecco. Della determinazione a farcela, ma senza nessuna sicurezza. Ci si ricorderà, credo, di qualche giorno dopo delle file di camion militari che portavano via i morti. Quindi, siccome appunto eravamo ai primi di marzo, io stavo pensando a un'immagine per l'8 marzo, per la giornata della donna. In quei giorni mi era totalmente impossibile lavorare, come so che per molti altri è successo, e so che per esempio per molti è successo, per molti lettori, anche forti lettori, che si ripromettevano durante la quarantena di leggere 1 milione di libri, in realtà non andavano oltre la seconda pagina del primo libro, perché appunto mancava quella concentrazione, quel distacco, quella serenità anche, per applicarsi a qualcosa che non fossero le notizie che arrivavano. E io mi ritrovavo così, insomma, a guardare fuori dalla finestra, che nel silenzio insolito della valle, che ogni tanto lacerato, come si dice, dalle sirene delle ambulanze. E sul piano psicologico era proprio totalmente impossibile. Non so, dovevo fare in quei giorni una copertina per DC Comics, che era Wonder Woman. Lo dico perché poi l'ho fatta ed è stata anche pubblicata. Però Wonder Woman proprio non riusciva a entrarmi nella testa. E dovendo appunto immaginare qualcosa per la giornata della donna, è stato proprio del tutto naturale disegnare questa infermiera o questa dottoressa che sta fronteggiando questa minaccia aliena, perché appunto totalmente sconosciuta, e così a mani nude, ma con un atteggiamento, diciamo, con il linguaggio del corpo che dice: prima di passare devi fare i conti con me, insomma, questo sta dicendo il linguaggio del corpo di questa infermiera. Ed era proprio un gesto di totale ammirazione, insomma, per il coraggio, per l'abnegazione di queste, in particolare di queste dottoresse, perché è stata proprio una dottoressa la prima a dare l'allarme, diciamo, cioè a diagnosticare questo coronavirus, questo Covid-19, e si chiamava in particolare Annalisa Malara. Me lo ricordo appunto perché è un cognome molto simile al mio, e si chiama Annalisa come si chiamava una mia sorella che è mancata. Quindi è un nome che proprio mi resta, che non è mancata però per il coronavirus, è successo una decina di anni fa. E quindi è venuta fuori, insomma, questa figura, ecco, ma senza nessun progetto poi di continuare a farne altre. Era proprio così, proprio per rimettermi in movimento, per ricominciare a disegnare, per ricominciare a usare un po' i colori, eccetera. Ed era l'unica cosa che mi è riuscito di fare, insomma. Poi, in realtà, riflettendoci, mi sono accorto
che ci sono anche un sacco di altre persone, che c'erano un sacco di altre persone che si esponevano al pericolo di contagio perché dovevano obbligatoriamente comunque continuare a restare al loro posto, a fare il loro lavoro, il loro dovere per la società intera. E quindi ho pensato appunto alle cose primarie, come per esempio tutta la catena alimentare, dalla produzione alla distribuzione, alla grande distribuzione, alla vendita al dettaglio, quindi le cassiere, i supermercati, i contadini. Poi all'ospedale mi sono reso conto, ho pensato che no, non c'erano solo dottori e infermieri, c'erano anche gli addetti e le addette alle pulizie, poi qualcuno comunque continuava a tenere pulite le città, eccetera. Per cui, insomma, solamente così pensando, ho inviato dei pensieri a queste persone, pensieri proprio di un disegnatore che dice: ti sto pensando. Poi tutto questo ha preso un po' un suo ordine, si è messo un po', si è adattato a un certo progetto, ecco. Tutti questi acquerellini, questi pensieri, diciamo. E quindi poi mi sono reso anche conto che potevano servire anche adesso, cioè qualche mese dopo e anche forse qualche anno dopo, avrebbero potuto servire per ricordarci ancora di quelle persone che abbiamo chiamato eroi. Ma che prima magari aggredivamo ai pronto soccorsi e che probabilmente dopo continueremo ad aggredire ai pronto soccorsi. Ecco, ricordarsi di queste persone, ricordarsi degli addetti alle pulizie, ricordarsi delle cassiere che hanno fatto il proprio dovere, sono restate al proprio posto esponendosi al pericolo del contagio per noi. E quindi è nata questa idea di raccogliere tutti questi acquerellini, questi pensieri, come ripeto, in un portfolio che avrebbe potuto essere messo in vendita e il cui ricavato poi sarebbe andato appunto a sostegno di questi, in Italia, di questi tre ospedali, perché sono quelli, fra l'altro, che hanno un settore di ricerca particolarmente efficace. Per cui l'intento forse è più quello di sostenere la ricerca per il vaccino, diciamo, che non per aiutare adesso in questo frangente. Perché in questo frangente non è che l'ospedale in sé abbia bisogno di sostegno economico, insomma, ma la ricerca certamente sì, e questi hanno dei laboratori di ricerca particolarmente efficaci.